Vedo che è pronto anche il collegamento. Salutiamo Andrea Pietrocola. Ciao Andrea, grazie per essere con noi. Ciao Felice, grazie a voi. Allora, in 60 secondi, prima di andare un attimo in pubblicità, Andrea Pietrocola, CEO di Marachi Food Lab, se dovessi descrivere che cos'è Marachi Food Lab in 60 secondi, cos'è? È un hub in cui, è un food lab in cui praticamente il cibo e la comunicazione si incontrano e sono protagonisti. Infatti noi abbiamo creato questo spazio a Foggia per far incontrare proprio la comunicazione con il cibo. È uno spazio aperto alle aziende del territorio che possono utilizzarlo sia come spazio aziendale. Molte aziende del territorio infatti non hanno questa possibilità di far degustare il prodotto alle aziende e quindi è un'opportunità, uno spazio per raccontare il cibo di Capitanata, ma non solo, anche oltre regione. Allora, di cibo e comunicazione parleremo tra poco con Andrea Pietrocola, ci fermiamo solo qualche minuto per la pubblicità e poi torniamo qui. E 9:27 minuti, ben trovati, siamo in compagnia di Andrea Pietrocola. Allora, dicevamo cibo e comunicazione, in che modo questi due elementi possono unirsi e in che modo lo possono fare a livello imprenditoriale? Allora, diciamo che appunto l'attenzione intorno al cibo negli ultimi anni è cresciuta sempre di più e quindi è importante poi comunicarla sui social. Noi offriamo quindi questi servizi alle aziende del territorio, come ti dicevo, e non solo. Aiutiamo quindi a farli conoscere tramite i social. Oggigiorno essere presenti sui social vuol dire esistere. Infatti ci sono molte aziende che si rivolgono a noi che non prevedono per esempio la possibilità di acquistare un prodotto online. Ecco, per noi non ha senso iniziare un progetto, una collaborazione con loro proprio perché la comunicazione ci dà l'opportunità di raggiungere tantissimi clienti, potenziali clienti che non sono collocati per forza nella nostra regione. Quindi da qui l'amore per il food si sposa, ecco, con l'amore per il marketing e per i social. Quindi attraverso i social riusciamo a comunicare attraverso un processo di storytelling e di strategie, anche di campagne, i valori aziendali e trasformarli quindi in opportunità per le aziende con cui collaboriamo. Nel Food Lab si possono realizzare appunto corsi di cucina, ovviamente per promuovere, per sponsorizzare un progetto, o si possono anche organizzare quello che faremo per esempio oggi, dei corsi legati proprio ai social e all'utilizzo di tools collegati ai social, come possono essere Canva, Lightroom, cioè di come si può migliorare la propria presenza sui social. Perché quello che noi diciamo sempre è che comunque una pagina Instagram, un sito, è un po' come una casa, quindi più è meglio arredata, più quando si entra si ha voglia di restare. Quindi ovviamente l'estetica vuole la sua parte, devono esserci contenuti validi, e aiutiamo quindi le aziende, li aiutiamo in questo percorso di comunicazione to cu 360 gradi. Andrea, avevamo visto prima anche alcune foto che ci ha inviato la nostra regia. Questa è un'esperienza che condividi anche con tua sorella Valentina, che salutiamo e che parte in realtà da quello che era stato in qualche modo un hub, chiamiamolo progetto pilota, la cucina dei fuorisede. Oggi si trovano ovunque con l'hashtag Cuochi Fuorisede. Cos'era questa esperienza? È ancora attiva e come sta andando? Assolutamente sì, infatti diciamo che Marachi Food Lab abbiamo avuto l'opportunità con PIN, con lo Sblocca il tuo futuro, un bando regionale che abbiamo appunto vinto e abbiamo trasformato la cucina del fuorisede che era un gioco e un hobby che si stava avviando però adesso una professione, una professione insomma con nome e cognome, quindi si è trasformata completamente. La cucina del fuorisede resta un prodotto della Malachi Food Lab, quindi praticamente si occupa di creazione di contenuti per ricette del settore food, per aziende del settore food attraverso appunto ricette, reel. Consiglia agli studenti matricole non solo all'università ma anche ai fornelli ricette sempre che si muovono sull'ottica del low budget e dello short time.
Quindi ricette che si possono realizzare in poco tempo e con pochi soldi, che sono le due problematiche che abbiamo individuato nel nostro target di riferimento. Infatti, quando nacque la cucina del fuorisede del 2016, era proprio questo, cioè ci siamo posti proprio un obiettivo, cioè quello di non andare a toccare una nicchia, cioè di non andare a toccare un pubblico già ampio, diciamo, di tutte le persone attente al mondo delle ricette online, ma di posizionare ricette online ad un pubblico che ancora non era interessato a questo, quindi quello degli studenti. E forse proprio il fatto di aver individuato una nicchia e una strategia di comunicazione ben mirata ha permesso poi di farci conoscere, di raggiungere in poco tempo comunque una certa notorietà sui social. Quindi diciamo che resta sempre, facciamo tantissimi progetti come le social dinner ogni anno in diverse città d'Italia. È un progetto della cucina del fuorisede, ovviamente supportato da Maraki, ma resta appunto l'incontro con altri blogger, con le aziende con cui durante l'anno si collabora con la cucina del fuorisede. Ovviamente si completano a vicenda. E Valentina, come dicevi tu, è mia sorella, è nato tutto insieme a lei, che eravamo studenti a Roma fuorisede. Insieme, adesso lei va a Parma, io insomma tra Roma e Foggia, però nonostante questo, grazie alla tecnologia, riusciamo a lavorare benissimo insieme. E lo abbiamo visto anche prima con Marco Filippi, il nostro ospite da Vicenza. Abbiamo parlato anche un po' di quelli che sono i punti di forza e di debolezza del fare startup in Italia. Ti chiedo invece, Andrea, fare imprenditoria, fare startup vuol dire ovviamente investire denaro, investire anche risorse. Ti chiedo oggi quanto è possibile per un giovane, quanto è facile eventualmente per un giovane, o quante sono le difficoltà per un giovane per poter eventualmente accedere a quelle che sono anche le opportunità che sono messe a disposizione dal governo nazionale piuttosto che dall'Unione Europea. Allora, io penso che a livello di opportunità ne sono davvero tante. Ovviamente non parlo da esperto, quindi non ti saprei dire effettivamente se sono tante o poche. Io ne vedo, dal mio punto di vista, tante. Quindi c'è la possibilità di intraprendere diciamo, un percorso imprenditoriale. Ovviamente, e quindi le difficoltà che si possono incontrare sono le stesse che incontro io, che ho incontrato e che continuerò sicuramente a incontrare, cioè quella di una burocrazia davvero pesante per qualsiasi cosa in Italia, sia legata proprio a documenti da produrre per determinati finanziamenti, sia poi a livello anche di contributi, tassazione, tutte queste rogne che, permettimi il termine, quindi che comunque in qualche modo tappano un po' le ali a imprenditori e a giovani imprenditori. Però è molto bello fare impresa, cioè avere un progetto, trasformarlo in impresa e vedere che funziona. Quindi ovviamente nei primi 3 anni bisogna tenere duro per poi sperare che la startup in qualche modo e quindi l'azienda possa spiccare il volo. Il mio consiglio comunque è assolutamente favorevole, quindi cioè positivo, di fare startup, di fare impresa, anche perché si conoscono tante più persone. Lo abbiamo visto anche noi nel passaggio da ditta individuale o comunque partita IVA semplice ad azienda, cresce anche la fiducia nei confronti dei clienti e quindi puoi spingerti anche oltre a livello di progetti, di progettualità. Ecco, quindi c'è un passaggio interessante, però bisogna scontrarsi, come ti dicevo, con tanti ostacoli che ci permettono però poi di crescere. E Andrea, anche a te la domanda prima di dare nuovamente anche la linea alla redazione per gli aggiornamenti. Quali sono gli obiettivi, i prossimi obiettivi a breve termine di Maraki Food Lab? L'obiettivo, allora, il primo obiettivo è sicuramente aumentare l'organico, quindi abbiamo inserito, abbiamo raggiunto quindi circa 50 clienti, per cui è indispensabile adesso allargare i collaboratori, quindi questo è il primo obiettivo che ci siamo prefissati per l'anno 2023, quindi strutturare meglio il team e poi creare, diciamo, realizzare sempre più eventi offline. Noi oggi ne abbiamo uno, quello che ti dicevo, delle social dinner, che la progettualità è molto importante, per cui non riusciamo ad organizzarne più di uno l'anno. L'idea è proprio quello, invece, aumentando il team, organizzando
organizzando meglio il team, di realizzare più eventi offline perché sono quelli che ci permettono di entrare in contatto con chi ci segue, con nuovi clienti e quindi creare anche nuove opportunità di business. Grazie allora Andrea per Grazie essere allora. stato con noi e in bocca al lupo anche per i prossimi obiettivi e per i prossimi successi di Meraki Food Lab. Grazie a voi e buona domenica.